Perché Trinitapoli non meritava lo scioglimento? Un quesito di non semplice risposta per chi non conosce a fondo tutte le tappe della vicenda giudiziaria e amministrativa che ha portato il comune ofantino al commissariamento per condizionamento mafioso. Il tema viene affrontato dall'ex sindaco Francesco Di Fio nel corso di un incontro pubblico organizzato nell'auditorium dell'Assunta. Non meritava lo scioglimento perché non ci sono né le condizioni giuridiche perché ciò accadesse né le condizioni fattuali. Infatti, se si legge la relazione, tutto parte dalla campagna elettorale, tutto parte dalle interdittive arrivate da alcune associazioni presenti sul territorio e di là poi a ritroso si è cercato di trovare quegli elementi oggettivi che potessero comprovare appunto eventuali connivenze con la criminalità. Connivenze che non ci sono state, non c'è stato un avviso di garanzia, non c'è stato nessun procedimento penale o appalti truccati o assunzioni, nulla di nulla, se non appunto in qualche sospetto che alla fine è stato sufficiente per la prefettura a decretare questo scioglimento che, ribadisco, Trinitapoli non meritava. Francesco Di Fio si ricandida alla guida della città con la lista Resilienza Trinitapolese, un nuovo progetto amministrativo sostenuto anche dall'UDC. L'avvocato Di Fio è una persona, diciamo, secondo il mio punto di vista, una persona che può e deve svolgere un ruolo importante in questa comunità ed è una persona disinteressata agli aspetti, diciamo, contestati in passato. Quindi, diciamo, conoscendo la persona, non conoscendo i fatti, ritengo che l'avvocato Di Fio è la persona giusta per la città di Trinitapoli. Tra l'altro, le esperienze passate ci hanno dimostrato che quelle recenti, che il sindaco migliore di questa città degli ultimi anni è stato proprio lui. L'esperienza dello scioglimento per condizionamento mafioso rischia di aumentare la sfiducia nelle istituzioni e di portare ad una bassa affluenza al voto. Un pericolo, secondo Di Fio, che verrà scongiurato dalla voglia dei cittadini di rialzare la testa dopo un periodo buio durato 2 anni. Credo che a Trinitapoli questo sarà scongiurato perché i trinitapolesi innanzitutto hanno capito che quanto accaduto non è giusto. Hanno visto quanto possa essere drammatico vivere in una società che è commissariata e quindi hanno voglia di avere un sindaco per poter incominciare a rimettere in moto l'economia, ricominciare a mettere in moto quelle che è stata la nostra attività culturale, turistiche, sportive, ricreative. Vuole vivere, vuole sorridere, vuole rialzare il capo e quindi andrà a votare decisa e determinata perché vuole un sindaco, vuole un'amministrazione, vuole avere una città che sia finalmente all'altezza di ciò che merita.